Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Siamo Miki e Marco. Oggi volevamo presentarvi che cosa, Marco? Oggi torniamo a parlare di Broadlink, siccome è un argomento dove riceviamo veramente un sacco di richieste, domande, sì, cerchiamo di andare ancora più nel dettaglio e quindi probabilmente serviranno questi video più specifici. In questo caso oggi parleremo di scene e all'interno delle scene ancora più nello specifico del tempo di pressione dei tasti tra un tasto e l'altro. Quindi ad esempio, se voi quando comandate il vostro televisore premete, non lo so, dovete andare sul canale 32, premete il 3 e il 2 con un certo tempo che passa tra premere un tasto e l'altro, si può fare la stessa cosa col Broadlink. Però il Broadlink, se non andate a controllare esattamente se funzionano bene queste due pressioni del tasti, probabilmente è come se voi schiacciaste quasi contemporaneamente i due tasti insieme. Quindi vi faremo vedere, perché abbiamo ricevuto dei commenti dove le persone ci chiedevano come faccio, perché il mio televisore, il mio Sky non riesce ad andare su quel canale ma mette solamente il primo numero e basta. Oggi entreremo, come diceva Marco, nello specifico, vi faremo vedere come allontanare il tempo tra un tasto premuto e l'altro. Prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, quello Instagram, abbiamo aperto un canale Instagram, quindi ci farebbe piacere essere seguiti lì, mettiamo un po' di dietro le quinte, quindi vedete com'è il set, tra virgolette, che allestiamo ogni volta per fare i video, perché non abbiamo una stanza dedicata purtroppo, E soprattutto vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi aggiungeremo un nuovo video. Ma io direi che prima di tutto questo, sai cosa lanciamo? La nostra sigla! Entriamo nella app IHC4EU, ci comparirà la solita schermata adesso con i dispositivi, andiamo sulla voce in basso, alla seconda sinistra, scene, clicchiamo sul tasto più per creare una nuova scena, adesso la stiamo creando di esempio, cliccate sulla scritta scene name e gli date un nome del canale che volete impostare, noi in questo caso, essendo un esempio, lo chiameremo semplicemente canale. Facciamo salva in alto a destra, adesso add appliance. Questo servirà per poi dopo cliccare sul tasto Sky, perché nel nostro caso stiamo creando un canale per Sky, tastierino numerico, quello centrale in mezzo, cliccate sull'1, dopodiché andiamo a cliccare su add appliance, qui di nuovo Sky, tastierino numerico, tasto 3. Ecco, come potete vedere, in questo momento sono comparsi due cerchiolini grigi con su dei numerini e una S finale. Questo sta per i secondi, di solito è impostato a 0,5 secondi. Voi cliccando su quel secondo cerchiolino, perché il primo lasciatelo di default così, potete scorrere in basso i secondi che volete che passano tra il premere il primo tasto e il secondo, così il Broadlink si saprà regolare. Di solito noi lasciamo un secondo come prova, se non basta un secondo e mezzo. Andiamo avanti, clicchiamo di nuovo su Add Appliance, Sky, tastierino numerico e digitiamo il numero 0. Questo è l'ultimo numero per far sì che vada sul canale 130. Anche qui si possono modificare i parametri dei secondi che devono passare tra premere un tasto e l'altro. E ripeto, vi consigliamo di fare la prova prima con un secondo, al massimo portato ad un secondo e mezzo. Alla fine di tutta questa procedura, ricordatevi di cliccare in alto a destra sulla voce Save. Eccoci qua ragazzi, come avete potuto vedere un video veloce, semplice, ma che speriamo possa essere utile a tanti. Questa serie di video che andremo a fare più nel dettaglio serve per evitare che di essere bombardati da domande continue sul Broadlink. No, perlomeno, cioè, allora, noi come avete notato, spero l'abbiate notato, noi rispondiamo a tutti e nel più breve tempo possibile. Tenete presente però che anche io e mio fratello lavoriamo, abbiamo una vita, abbiamo una famiglia, quindi
questo non è per noi un lavoro, noi lo facciamo per passione, lo facciamo comunque per cercare di aiutare altre persone, come vediamo poi voi aiutate noi con delle soluzioni. Solo che ci sono delle volte che dare una risposta per iscritto non è semplice. È per questo che noi facciamo dei video così specifici, in modo tale che si riesca a togliere qualsiasi dubbio. Se per caso una certa operazione non dovesse andare a buon fine immediatamente, come abbiamo fatto io e mio fratello, continuate, riprovate, perché comunque il Broadlink è ancora in una fase che si sta evolvendo. Quindi è probabile che in quel momento, come abbiamo messo un altro video con le possibili soluzioni per far funzionare il Broadlink, se per caso dei problemi vi mettiamo qui la scheda. Quello che vi chiediamo è, noi rispondiamo a tutti, però cortesemente non fate 18, 20, 25 domande sempre sullo stesso argomento, perché una volta che vi diamo anche la soluzione, ma non funziona, non possiamo fare oltre. Cioè, con tutta la buona volontà, oltre il video, oltre di rispondervi, non riusciamo a venire a casa vostra o sistemarlo noi. Se dovete fare delle domande, fatele tranquillamente, però partite dal presupposto che per iscritto è difficile risolvere un problema. Speriamo che con l'RM Mini 4, che è in uscita ufficiale a fine novembre, Broadlink, con la sua app dedicata tra l'altro, risolverà tanti dei problemi che ora ci sono. Certo. Vedremo, appena uscirà magari noi ci faremo un pensiero serio. Altra cosa, per rispondere ad un utente che ci aveva scritto nei commenti: ma è possibile che Alexa non riconosca nella sua app il Broadlink? Non riconosce il Broadlink, riconosce gli scenari che avete creato, quindi non riconosce il dispositivo fisico, non riconosce il Broadlink, ma riconosce il TV, la Sky, la radio, cioè l'apparato che volete comandare. Broadlink non lo troverete mai, e poi troverete le scene create che vi serviranno per creare le routine. Senza dilungarci troppo, vi ringraziamo per aver seguito anche questo video. Vi ricordiamo che qui sotto nell'info box ci sono i link per poter acquistare prodotti direttamente su Amazon, e se avete delle domande, vi prego però non 28 30 50 fatele pure qui sotto nei commenti. Noi rispondiamo, cerchiamo di essere il più precisi possibile, però purtroppo non riusciamo sempre a risolvere per iscritto il problema. Per questo video è tutto, al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!